raggiungervi per la mezzanotte, invece volevo farti gli auguri. Beh, falli anche a mamma, so che ci tenevate. Tanti auguri, papà. Ci vediamo domani mattina. Vi voglio bene. Buongiorno, Viola. Buongiorno, papà. Ecco. Allora, sei pronta? Quindi ne sei sicura? Niente ripensamenti? Tesa? Ma no, sta tranquilla. Sei così brava, quanto sei bella. Solo il tuo nome mi è nemico. Tu sei tu. Che cos'è un Montecchi? Scusa Viola se ti interrompo. Siccome siamo stretti, se cortesemente puoi muoverti di meno, ok? Grazie. Non è una gamba, non è un piede, non è un braccio, non è una parte del corpo. Che cos'è un nome? Una rosa avrebbe lo stesso profumo anche se non si chiamasse così. Oh, Romeo. Ok, va bene così. Dovresti essere solo un po' meno tesa, eh? Comunque per me va bene, eh? Può bastare. Se mi fai vedere i profili destro, sinistro. Che dite? Magari falla parlare un po' così si scioglie. Senti, facciamo una cosa. Parlaci un po' di te. Io mi chiamo Viola Balducci, ho 22 anni e studio all'Accademia di Recitazione. Adoro la pittura, mi piace dipingere. Ah, la pittura, bene. E qual è il tuo pittore preferito? Van Gogh, ma anche Cézanne, Gauguin, Matisse, un po' tutti gli impressionisti. Certo, io però il mio sogno è quello di fare l'attrice. Ma già hai avuto esperienza come attrice? Teatro, piccoli spettacoli, no, non film vero e proprio, quello no. Vai avanti, tranquilla. No, è che sono molto agitata, un po' emozionata, perché io sono una sua fan, ho visto tutti i suoi film e sono bellissimi. Vedi, Viola, il cinema è un mondo molto difficile. Ci vuole sacrificio, costanza, pazienza. Ma perché vuoi fare questo mestiere? Ma è solo un provino. Allora io che dovrei dire che non riesco più a vendere un aspirapolvere? Come credi che lo paghi l'affitto, coi provini? Dai, Viola. È solo un provino, eh? Luca, tu non capisci. Quando recito davanti agli altri io sono tesa, non riesco a rilassarmi, non riesco a stare tranquilla. Poi la faccio a casa e la faccio bene, la faccio anche benissimo. E poi, quando sto davanti agli altri, tutto di botto, non lo so, non riesco a parlare. E inizio anche a sudare. Ok, ho capito. Ma chissà quante altre occasioni avrai. Poi tu sei bellissima. E bravissima. Che dice tuo padre? E che deve dire mio padre? Mi prometti che ti rilassi questa sera? Andiamo a cena con i miei, giusto? Viola, è Capodanno, andremo mai a cena con i tuoi? Siamo tutti da Giada. Dai, che poi c'è il suo ragazzo che fa il produttore. Magari te lo presento io, va bene? No. No, non mi va, davvero. Non mi va proprio. Viola, adesso basta però questa tristezza, eh? Ti vengo a prendere in macchina. Sì, quelle feste dove ridono e scherzano tutti e fanno finta di essere felici, guarda, non mi va davvero.
Fallo per me. Devo chiedere a papà, però. Gli avevo promesso che stavamo a Capodanno insieme. Almeno mi riporti a casa per la mezzanotte. Vediamo. Ti passo a prendere alle 8. Senti, Luca, non dire a nessuno del mio provino di questa mattina. Non voglio che la gente sappia quello che faccio. Ah, e poi a mezzanotte voglio stare a casa dai miei. Luca, ciao. Viola, benvenuti. Che bello vedervi, accomodatevi, amore. Sì. Amore, vieni, c'è Luca. Te lo ricordi, Luca? Certo, Luca, bello professore. Come fai? Ma smetti, dimmi cosa è tu. Ma sai. E lei è Viola, la sua fidanzata? Certo, certo. Piacere mio, Viola. Carlo. Viola, vieni. Ho saputo del provino di oggi che non è andato tanto bene, ma non ti preoccupare, dai, alla fine ne farai tanti altri. Poi ti ho vista a teatro, sei bravissima, bravissima. Vieni, vieni. Anche quest'anno è andato. Poche ore e faremo i conti con l'anno nuovo. I vecchi conti. Le bollette da pagare, le rate. Questa crisi ci ha rovinato, ragazzi. Oh, senti Carlo, tu sei l'ultimo proprio che deve parlare. Ma che cosa hai da lamentarti? Sei quello messo meglio fra tutti noi. Guarda che casa ti puoi permettere. Sì, questo è il triste ricordo di un passato glorioso e pieno di successi, ma il cinema è finito. Il paese è morto. Anzi, facciamo un brindisi. Dai. E viva l'Italia! All'Italia! Viva l'Italia! All'Italia! E non ho nemmeno il coraggio di dirlo a Giada. Penso che io volevo raccomandarti Viola. Ma tu non vendevi aspirapolveri? Ci proviamo. Oh, io sono tornato a Firenze a vendere frutta con mio nonno. Se vi va. Forza ragazzi, mancano 10 secondi all'inizio del nuovo anno. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Perché non parli? Non riesci a stare mai zitto. Senti, Viola. Guarda, accompagnami dai miei genitori. Non mi va di tornare a casa tua stanotte. Viola, io volevo soltanto... Svegliati. Viola, svegliati. Svegliati, Viola, svegliati. Thank you.
che hai? Scusa, torno subito. Luca, tutto bene? Aspetta, torno un attimo indietro. Me la ricordo questa ragazza. Guarda che occhi, non è niente male. Sì, aveva fatto il provino che era un po' tesa, però guarda che intensità. Non era quella appassionata di pittura? Sì, è lei. Com'è che si chiama? Un attimo. Viola Balducci. Bravo, Viola Balducci. Ma lo sai che è proprio giusta? Chiama l'ufficio casting e digli di contattare Viola Balducci. Pronto? Quindi è sicuro? Nessun ripensamento? Dottore, come richiesto e concesso, procediamo con l'interruzione dell'idratazione e alimentazione forzata. Va bene. Ciao papà. Senti, io sono da un'amica, sono fuori con Luca. Credevo di raggiungervi per la mezzanotte, invece volevo farti gli auguri. Beh, falli anche a mamma, so che ci tenevate. Tanti auguri, papà. Ci vediamo domani mattina. Vi voglio bene.